Prossimo 6 maggio, Raffaello è il protagonista della stagione espositiva 2018 di Bergamo, con la grande mostra Raffaello e l'eco del mito, che anticipa le celebrazioni dell'anniversario, nel 2020, dei 500 anni dalla morte del maestro Urbinate. Un inedito percorso di oltre 60 opere provenienti da importanti musei nazionali e internazionali e da collezioni private che ha preso avvio dal San Sebastiano, il capolavoro giovanile, parte della raccolta dell'Accademia di Carrara. Parte da un patrimonio dell'Accademia Carrara che ne valorizza quindi questo grande patrimonio frutto di una donazione, di un mecenatismo e di un collezionismo dell'Ottocento di grande raffinatezza, ma racconta anche di una città che avrà un ritorno enorme una sua riconoscibilità culturale da questa mostra. Anticipa la selezione delle opere autografe un capitolo dedicato all'ambiente culturale in cui Raffaello crebbe, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, attraverso l'opera di artisti come Perugino, Signorelli e Pintoricchio, artisti di cui in alcuni casi è allievo, in altri semplice osservatore. Posto di grande rilievo nella mostra ha il San Sebastiano, che all'interno del percorso espositivo è posto in dialogo con opere di autori che hanno affrontato sia lo stesso tema iconografico sia il genere del ritratto. Sono otto sale dedicate variamente a questo artista. Il cuore dell'esposizione è il San Sebastiano di Raffaello dell'Accademia Carrara. La mostra esplora gli anni della sua formazione proprio intorno tra il 1500 e il 1505, con 13 opere dell'attività giovanile, per poi arrivare anche ad esplorare il mito di questo artista che non ha mai avuto flessioni, quindi due sale dedicate all'Ottocento e alla riconsiderazione della sua grandezza, per compiersi poi in una ampia sala in cui viene sviluppato un progetto dedicato al contemporaneo. La battaglia tra i ragazzi del Cinema America e il Comune di Roma per l'Arena del Cinema a Piazza San Cosimato nel cuore di Trastevere è giunta all'ultimo atto. L'iniziativa che negli ultimi anni aveva portato film e star a Trastevere andrà in periferia, a Tor Sapienza, Ostia e Monte Ciocci. Il progetto Il Cinema in Piazza è stato presentato all'ex GIL a Trastevere. L'amministrazione comunale ha deciso di proporre un bando per Piazza San Cosimato, la piazza che avevamo ideato, progettato e cui avevamo restituito dignità. Non parteciperemo a questo bando perché il bando, come tutti quelli di Roma Capitale, prevede la censura da parte di ogni contestazione politica e culturale. La nostra è una battaglia per la salvaguardia delle sale e non possiamo essere imbrigliati in un meccanismo di censura. Rivendichiamo la nostra libertà e indipendenza culturale. Siamo di fronte a una cieca arroganza del potere e di fronte a questa cieca arroganza del potere noi abbandoniamo San Cosimato a chi a 30 giorni dalle elezioni ha deciso di sottrarcela. Ce ne andremo, abbiamo lavorato da settembre per un nuovo progetto, si chiama Il Cinema in Piazza. Quest'estate dal 1 giugno al 1 settembre ci troverete a Tor Sapienza, Ostia e Monte Ciocci con 185 notti di proiezioni gratuite, 2700 sedute e 3 maxi schermi cinematografici. Alla presentazione del Cinema in Piazza anche molti personaggi del mondo della celluloide, Alessandro Roia, Carlo Verdone, Mario Martone e Eva Grimaldi, che hanno portato la loro solidarietà ai ragazzi del Cinema America. Credo che a Roma ci siano altre priorità o comunque altre emergenze e mi sembra, come ha detto, un pochino goffo andare a mettere le mani su una situazione che in realtà funziona già benissimo e viene dal nulla, cioè questa cosa va ricordata, la piazza non veniva utilizzata, non c'era nessun bando sulla piazza e ripeto, è un po' un dispiacere, un po' sono rimasto un po' incredulo perché i ragazzi hanno fatto tutto il lavoro per anni che poi è sfocato nel lavoro a San Cosimato, perfetto. Altri tutti, Luca Bergamo! Ah!
Noi viviamo una vita abbastanza fatta di buio e fatta di luce in tantissimi momenti della nostra, del nostro cammino quotidiano. Ci troviamo di fronte a delle cose che possono sembrare totalmente insormontabili e poi vediamo una piccola luce che ci dà quella speranza, quella voglia di rinascere, quella voglia di ripartire. E questo libro è un omaggio a tutte quelle persone che in questi 10 anni, da quando è uscito il mio primo libro, Cancro non mi fai paura, hanno incominciato ad avere con me un rapporto speciale, un rapporto particolare. Mi hanno scritto lettere, mi hanno scritto messaggi e quindi ho voluto mettere insieme 10 storie, ognuna diversa dalle altre, che secondo me potevano meglio rappresentare, diciamo, quegli aspetti che avevo ricevuto dalle lettere, cioè quegli elementi che maggiormente avevo ritrovato in quelle lettere che loro mi avevano scritto. C'è sempre un comune denominatore: la paura, la solitudine, la sofferenza, ma la voglia di rinascita. E qui che è la luce, cioè quella voglia di essere protagonisti della propria vita, di non subire le cose della propria vita, di reagire. E questa fa di noi degli esseri speciali, perché noi siamo mille difetti. Io sono un casinista nato, sono uno che cade, si rialza, però cerca sempre di trovare il buono anche nelle cose difficili. Io dico sempre che c'è sempre qualcosa di speciale anche nella sofferenza. A 20 anni, quando incontri una malattia devastante come il cancro, hai 2 scelte, o di reagire con la rabbia, di chiuderti in te stesso e fai peggio, o reagisci con l'amore e sei più predisposto verso il prossimo e verso gli altri. Io per fortuna ho scelto questa strada e scegliendo questa strada ho incontrato la fede. Tutto questo mi ha permesso di guardare il mondo con i miei occhi e di vivere la mia vita con bellezza, con semplicità, ammettendo a me stesso di avere dei grandi limiti, delle non grandi capacità e di essere perfettamente umano, cioè un uomo che alle volte è anche disumano, che quindi non riesce a vivere la sua vita e che riesce a cadere. In questi 20 anni di malattia, che è una malattia che va, entra ed esce dal mio corpo, si è aggiunta una malattia morale, che sarà quella che ho perso mio padre in un omicidio stradale, e a questa si è aggiunta una nuova malattia con la quale convivo da 2 anni, che è la fibromialgia, che proprio in questi giorni è diventato argomento di tutti, perché Lady Gaga, con questo endorsement, ha aiutato tantissimi malati a dire questa malattia, che è considerata una malattia inesistente, potesse ritornare alla ribalta. Pensiamo che in Italia siamo 2 milioni di malati di fibromialgia, quindi mi sto trovando sempre in alcuni momenti, in alcune situazioni, affinché, come se sono pronto a testimoniare con la mia vita che il dolore non è tutto. Il dolore, si può convivere col dolore, ma col dolore si può anche vincere, si può anche amare. E la chiave di lettura sta proprio in questo, nell'amore e nella speranza. Eppure la conosco questa donna, non è la cantante? Qualcuno ha ordinato un mango. Esce nelle sale per la regia di Tariq Saleh, Omicidio al Cairo, con Fares Fares e Marie Malek. Al Cairo, settimane prima della rivoluzione del 2011, il detective della polizia Noureddin lavora alla famigerata stazione di polizia di Qasr El Nil, quando gli viene assegnato di risolvere il caso legato all'assassino di una star della musica. Qualsiasi indagine lo coinvolga diventa un caso di sicurezza nazionale. Ben presto si renderà conto che l'indagine riguarderà anche l'élite di potere vicinissima al presidente.